stravolgerti la vita, cambiare il tuo territorio, portarti via la casa, portarti i cantieri per 15 anni a casa tua, dove vivi, di nascosto, di nascosto. Poi guardate, questa roba qui si può fermare. Io sono carico di entusiasmo perché lunedì sera a Novi abbiamo fatto un'assemblea, la gente non ci stava nella sala. Questa sera siamo ad Arquata, 4 giorni dopo, a pochi chilometri di distanza, e la gente non ci sta nella sala. E questa cosa, chi ha in mano il potere e pensa di poter fare queste robe senza che nessuno si metta di traverso, lo sa che stanno accadendo queste cose. Questa sarà una battaglia di lungo respiro, e noi abbiamo cominciato a contaminarci in maniera positiva. Io mi sto entusiasmando, ero carico lunedì sera, lo sono di più questa sera, perché riusciremo attraverso assemblee come questa e per il proseguo della lotta. Io dico che dobbiamo andare in piazza a farci vedere, questo è fondamentale, fondamentale andare in piazza, stabilire una data e partire con la prima iniziativa di piazza, perché questo è un tema fondamentale, quello della democrazia contro l'arroganza di chi pensa di cambiarti il territorio, la vita, senza dirti, perché loro non faranno mai un'assemblea pubblica dove ti diranno faccio la tavola per portare i container da Genova perché penso che questo è lo sviluppo migliore possibile. Non lo faranno mai, mai, fanno i loro convegni ovattati tra di loro, magari in una serie di Confindustria, dove nessun cittadino potrà mai parlare di la sua. Quindi l'aspetto della democrazia è fondamentale. Un altro aspetto, la salute. Guardate che questi sono veramente dei banditi, dei criminali, 54 chilometri di tratta, tra 39 in galleria, altri 14-15 chilometri in trincea, vuol dire movimentare milioni di metri cubi di smarino, dove dentro c'è di tutto. E molto di questo smarino verrà polverizzato e proprio per la morfologia del territorio si creeranno molte polveri sottili, ce lo diceva il professor Carvagna l'altra sera a Novi. Le polveri sottili fanno molto male, molto molto male. Non si dovrebbe fare, ma lo faccio. Io sto vivendo un'esperienza personale molto pesante. Una bambina di 8 anni che è stata colpita da leucemia. E uno dei motivi principali per cui i bambini vengono colpiti da leucemia è perché vivono in ambienti insalubri, soprattutto le polveri sottili. Questo è documentato assolutamente dalla comunità scientifica. Allora, questa roba qui a me fa molto incazzare, perché che si possa pensare di portare devastazione su un territorio senza informare la gente, che si possa pensare di portare milioni di metri cubi di smarino dove dentro c'è l'amianto, riempire di polveri sottili un territorio che è già tra i più insalubri d'Italia, perché la provincia di Alessandria è un territorio dove la percentuale di tumori infantili è tra i più alti d'Italia, è un crimine. Questi sono dei criminali. Io lo sto vivendo sulla mia pelle. Bisogna che qualcuno di questi banditi venisse un po' qualche volta, al giovedì che vado a Torino in oncologia pediatrica, venisse una volta con me a vedere cosa significa. Grazie. Buonasera Tina. Buonasera Tina. Fa ridere qualcuno, e sono coloro che erano a Voltazzo una decina di giorni fa. È l'espressione forse divertente ma più tragica che abbiamo sentito dal direttore del COCIV. Il COCIV è il consorzio di imprese che dovrebbe, io dico sempre dovrebbe, non dovrà, realizzare l'opera. Sono venuti a spiegarci quanto è bella quest'opera, però dopo queste grandi belle parole la gente si è alzata e ha detto: ma spiegaci veramente che cosa succede?
e a questo punto non hanno più saputo cosa dire. Ci hanno rimandato a rileggere il progetto del 2005 che teoricamente si sono scritti loro, ma non sapevano che cosa c'erano scritto. Una delle cose che io ritengo fondamentali in questa vicenda è il troppo tempo passato. Perché hanno buon gioco questi signori? Perché in 17 anni di storia, le prime convenzioni sono del 1995, hanno fatto tutto sommato abbastanza poco e localizzato esclusivamente in Alta Valemme, dove tutto sommato ci vivono poche persone, una zona che è interessante magari per passarci 15 giorni d'estate, però è abbastanza distante dalle grandi città e quindi poco assoggettabile all'attenzione della popolazione. Se voi andate a vedere i due cantieri che sono partiti nel 97, dove sono ubicati? In due piccolissimi comuni dove avevano due amministrazioni estremamente deboli che potevano comprare con un semplice capannoncino metallico. Ed è, non è una battuta, è la verità. Il comune di Fraconalto è stato comprato regalandogli, usato peraltro, un capannoncino metallico dove mettere il camion. In un anno e qualche mese hanno realizzato su due fronti due gallerie di servizio, spacciandole per esplorazioni geodiagnostiche. Per questo, come qualcuno già aveva narrato prima, sono stati accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato. Ma la truffa è generale, tutto il progetto è una truffa. Oggi noi ci ritroviamo di nuovo a un fatto abbastanza, passatemi il termine, avanzato, nel senso che ci dicono domani cominciamo. E rispondendo a una domanda che veniva dal pubblico, che secondo me è molto semplice, però è fondamentale, cosa possiamo fare? Voi sapete che i sindaci e tutti gli amministratori, sotto le elezioni, bussano a casa vostra, o con il santino, o con il volantino, o telefonandovi, chiedendovi di appoggiarli perché saranno i vostri rappresentanti. Bene, li abbiamo votati, sono i nostri rappresentanti, questo vuol dire che oggi noi abbiamo l'obbligo di andare a bussare alla loro porta. Se ci vado soltanto io, evidentemente li posso annoiare un pochino, però tutto sommato sono uno. Se ci andiamo in 10, sono i soliti che rompono le scatole. Ma se una forte parte della popolazione va a dire ciò che pensa, a chiedere spiegazioni, a render conto del loro operato come amministratori, incominciano a preoccuparsi. Ed è questa la motivazione che prima veniva portata da qualcuno, dice tutto nel silenzio, la signora di Pozzolo. Perché nel silenzio? Perché almeno non abbiamo contestazione e se tutti non sanno, bene, noi possiamo fare i nostri piccoli interessi, magari non diretti, non voglio dire che qualcuno si mette in tasca qualcosa, però andate un pochino a vedere quali sono le opere compensative, come se si potesse compensare la salute umana, il disagio di una vita, perché voi pensate che loro prevedono di fare questa operazione in 98 mesi. Chi è di questa zona pensi un pochino quanto ci hanno messo a realizzare la galleria della circonvallazione di Gavi, è abbastanza divertente se facessimo la proporzione. Il comune di Novi ad esempio chiede una mega rotonda in piazza 20, la piazza del mercato. Chiede una tangenzialina. Attenzione, secondo me non sono queste le cose eventualmente da chiedere, ma sono la tutela della salute umana, di diminuire quelli che sono gli impatti sulla propria popolazione. Invece chiedono opere, sempre cemento, e questi tutto sommato non sono neanche dispiaciuti di realizzare altre opere, perché tutto torna conto per loro. E l'altra sera qualcuno a Novi ha espresso un concetto che io non avevo fatto mio prima. Ma pensate un attimino, se io che realizzo un'opera vado a fare un danno,
evidentemente potrò chiedere dei soldi per riparare a quel danno che ho fatto. Cioè, se distruggo le sorgenti, evidentemente riceverò del denaro per realizzare un acquedotto sostitutivo. Si creerà una frana, benissimo, lavoro, movimento terra, macchine, camion che girano. Ecco, pensate un pochino a questa logica perversa di una non corretta gestione del territorio nel vantaggio del pubblico, ma soltanto nell'interesse di coloro che portano a casa denari dalle grandi opere. Un'altra cosa che mi ha colpito l'altra sera in una delle relazioni degli amici della Val di Susa è questa: voi siete vittime della Libia. Io ho detto, ma che cosa ci dice questo qua? Cioè, è fuori di testa, vittime della Libia, che cosa vuol dire? Ebbene, in effetti c'era un senso. Voi sapete che la cooperazione è sempre stata uno dei forti dell'Italia, la cooperazione ad esempio in Somalia per il traffico di armi, dei medicinali scaduti, dei rifiuti trasportati in Somalia, eccetera. Ricordate anche la morte di Ilaria Alpi, cos'era dovuta. E doveva essere realizzata da Impregilo, io questo non lo sapevo, una grande autostrada in Libia, però i fatti della Libia hanno portato ormai a far decadere quel progetto e bisognava compensare Impregilo. Come? Rimettendo in auge il terzo valico. Quindi questa qua è un'altra delle dimostrazioni che ci fa chiaramente apparire che la necessità di quest'opera è inesistente, ma la facciamo per movimentare quantità enormi di denaro sempre nella stessa direzione. Un altro dato che è eclatante: l'aumento dei costi, qualcuno l'ha calcolato nell'800%. A me rimane impresso un dato: 3.000 miliardi, eravamo in lire ed eravamo nel 1995. Dell'anno in cui ho cominciato ad occuparmi di questa questione, perché io prima credevo che i treni veloci fossero una cosa buona. Cioè, tutto sommato, se uno mi dice preferisci un treno che va piano e ci metti 12 ore a arrivare a destinazione o uno in cui ci arrivi con 4, è molto banale la risposta, preferisco un treno veloce. Però se poi andiamo a vedere che cosa ci sta dietro, allora diciamo no, forse è meglio andare un po' più piano. Qualche sera fa, sempre in quella serata di contagio, un sindaco che teoricamente era lì per chiedere conto a Cocibi, in realtà poi si è ritrovato nella pasta parte di sostenitore, andava dicendo che per portare merci attraverso una delle due linee storiche dei Giovi occorrono 4 macchinisti. E poco dopo diceva che anche moltissima gente gli chiede di lavorare, sempre che sia vero. Benissimo, questi 4 macchinisti li facciamo lavorare, ma facciamo lavorare della gente su occupazioni che non creano danno a tutti gli altri. Non possono raccontarci che per far lavorare della gente dobbiamo distruggere il nostro Appennino. Ora, la cosa che volevo sottolineare, poi mi sono un po' divagato perché la cosa mi prende veramente tanto, ha rubato 17 anni della mia vita questo argomento, e per me è un peso tutti i giorni che passo davanti al cantiere di voltaggio e tutti i giorni mi prende male allo stomaco. È una cosa che mi prende tanto, per cui certe volte esco anche un pochino con il sentimento. La cosa che vorrei chiedere proprio come operativa è quella delle bandiere, che danno veramente molto fastidio. Noi non dobbiamo operare per il fastidio, non vogliamo creare fastidio, ma soltanto vogliamo dimostrare che ci siamo e la pensiamo in un certo modo. E poi dobbiamo assolutamente mettere, tra virgolette, a perdere i nostri amministratori. Loro sono lì per rappresentare noi. E il fatto che si trincerino spesso dietro al discorso della legge obiettivo, noi non possiamo fare nulla, no, io non ti ho mandato lì per far nulla, tu fai sentire ciò che noi vogliamo dirti.